Buonasera, mister. Che ha pensato tra il primo e il secondo tempo e se ci può raccontare cosa ha chiesto ai suoi giocatori dopo, dopo il primo tempo, per l'appunto, grazie. Buonasera. Di continuare a giocare, di avere fiducia, di non smettere di giocare a pallone, perché nella seconda parte del primo tempo mi erano piaciuti i ragazzi, dovevamo solo insistere a manovrare. Nonostante il primo tempo eravamo sotto vento, ero convinto che il secondo tempo avremmo potuto fare bene. Quindi bravi ragazzi che ci hanno creduto, che hanno portato a casa una bella vittoria, soprattutto davanti ai propri. Dopo il gol, poi come mercoledì, la squadra è sembrata più sciolta, più libera mentalmente. Basta girare le partite a proprio favore per avere quelle sicurezze che mancano di solito in trasferta. Grazie. No, ma non è una questione di girare le partite a proprio favore. È naturale che se vai in vantaggio, che se vinci, la settimana lavori meglio. È una cosa fin troppo naturale. Quindi abbiamo subito un gol abbastanza fortunoso, così come, ma come era per loro, era anche per noi. Siamo stati bravi a credere, a sfruttare tutte le occasioni che ci sono capitate. A me quello che mi è piaciuto è la squadra operaia, la squadra che si sacrifica e che non pensa al fioretto, ma pensa solo alla sciabola, a lavorare duro. Di Marco. Sì, buonasera mister, io le chiedo tre cose. La prima è l'importanza del gol dei gol di Fedda, di recuperare insomma, lo spirito, l'entusiasmo di questo ragazzo che essendo un attaccante immagino 10 partite senza gol, sono state un'infinità per lui. Poi le chiedo le altre due cose. Buonasera. Ma siamo tutti contenti, non aspettavamo altro, è una questione di tempo, sapevamo che da un momento all'altro, è pure vero che con questo sistema, essendo più vicino a Matteo o a Soleri, ha più possibilità di sfruttare palloni sporchi in aria o giocate tra le linee. Siamo tutti contenti, come ho appena detto, che si sia sbloccato, perché per noi è importante come gli altri attaccanti. L'altra cosa che devono chiedere è un giudizio sulla difesa a 4, cioè se è qualcosa che può avere un futuro, che può trovare anche continuità, perché voglio dire, sarà anche un caso, ma finora un tempo e mezzo sono arrivati dei. No, ma non è un caso, anche perché i principi rimangono gli stessi, i principi di gioco. Anche quando eravamo a tre, spesso difendevamo a quattro in dinamiche di gioco, soprattutto su palla laterale. I centrali sanno che devono saper giocare sia a tre che a quattro. Ci siamo allenati sempre in uno che nell'altro modulo. La differenza al massimo la fa a metà campo e tra le linee, nella zona offensiva. Perché magari ti può mancare qualche punto di riferimento. Ma dietro so che lavorano bene, ci lavoriamo durante la settimana e sanno cosa fare. La cosa principale è stare sempre abbastanza alti, chiudere il campo e lavorare bene tra le linee con i centrocampisti. L'ultima cosa che le chiedo è più che altro una curiosità, se adesso nel viaggio di ritorno vedrà Francavilla Bari oppure chiuderà gli occhi e si rilasserà una mezz'oretta di sonno. No, 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 mi piace guardare questa partita anche perché sono avversari, Francavilla che abbiamo incontrato, il Bari che incontreremo più in là, e poi capire e conoscere qualcosa in più fa sempre bene. Giardina. Sì, mister, buonasera. Adesso vi dovete anche proiettare alla prossima, che è una partita di un certo rilievo, perché comunque con l'Avellino sulla carta è uno scontro diretto tra due squadre che hanno l'obiettivo della promozione. Arrivarci per la prima volta con due vittorie di fila in saccoccia, mentalmente quanto pesa per questa squadra che non è mai riuscita ad avere continuità fino ad ora? Buonasera, ma io non penso a quello che sarà la prossima settimana in base a quello che è stato oggi. Tanto pensato oggi, analizziamo quello che è stato fatto di buono oggi, analizziamo le cose positive, su cosa migliorare.
perché intanto ci godiamo questa vittoria e poi ci sarà una settimana per preparare la partita di Avellino, che è una partita che si prepara da sé, incontrando una squadra costruita per vincere, un Brasone che già lo scorso anno era molto forte, che ha fatto degli innesti di categoria per migliorarsi. Quindi sarà una bellissima partita sicuramente. Cascio. Buonasera a tutti, buonasera mister. Volevo chiederle, questo modulo a quattro difensori, quindi la difesa a quattro, è una soluzione che Palermo potrà riutilizzare nei prossimi impegni? E poi come spiega la sostituzione di Almici al 45esimo per Doda, che comunque è stato uno dei migliori in campo, secondo me. Grazie. Buonasera. Ho detto, la difesa 4 è una soluzione che possiamo adottare, anche perché i ragazzi si allenano durante la settimana anche su questo. I principi rimangono gli stessi, i principi di gioco sia a 3 che a 4. È normale che oggi è stata un'esigenza per mancanza di uomini, e vedremo se in futuro potrà risultare una soluzione vincente. Doda sta benissimo, quindi l'ho fatto entrare perché poteva dare una spinta maggiore in quella zona di campo. Mezza testa, vediamo se va adesso. Adesso mi sentite? Adesso sì, vai. Buonasera mister, un problema con l'auricolare, chiedo scusa. Complimenti per questa vittoria. Volevo chiedere due cose. Intanto, di cosa è figlia questa vittoria? Di cambiamenti tattici, di cambiamenti nella mentalità? Lei a cosa dà più peso, valore in questa vittoria finalmente fuori casa? E poi la classifica, cominciando a guardarla, lei mi dirà magari non la guardiamo, però facciamo uno sforzo, la guardiamo. Siete a un punto dal Catanzaro che ha perso, terzi, quindi veramente un soffio dalla seconda posizione. Che riflessioni fa sulla classifica al momento? Grazie. Buonasera. Ma la vittoria non è figlia di un aspetto tattico, la vittoria è figlia della partita di mercoledì, che ha dato una spinta ulteriore alla squadra in fiducia, in sacrificio, che sono le basi e gli aspetti principali che dobbiamo percorrere in questo campionato. La vittoria di mercoledì, che se ne dica, a parte tutto quello che è stato scritto, che è stato demerito del Francavilla, che ha fatto un regalo al Palermo, io non sono d'accordo, perché si è messo poco in risalto il sacrificio e la sofferenza della squadra che ha saputo avere, e il gran gol, l'eurogol di Matteo Brunori. Questa è l'unica cosa che mi ha dato un po' di fastidio in settimana. Avrei preferito che osannassero i ragazzi per l'abnegazione, per la voglia di portare a casa un risultato in una situazione molto complicata. Ma vi ringrazio paradossalmente, perché ci avete dato un modo in più per dare sempre un'energia migliore. Per quanto riguarda la classifica, sappiamo che siamo una buona squadra, ma sappiamo che dobbiamo lavorare, soffrire, prendere partita dopo partita nella maniera migliore, sapendo che da un momento all'altro, se abbassiamo i ritmi e la concentrazione, veniamo puniti, sapendo pure che se siamo al 100% delle nostre forze possiamo fare male a chiunque. Pellitteri a chiudere. Sì, buongiorno, anzi buon pomeriggio mister. Quanto è stata assorbita e determinante l'entrata di Valente per il cambio marcia nel secondo tempo? Grazie. Buongiorno. Valente ha fatto bene, anche se non ha spinto tanto come mi sarei aspettato per le caratteristiche e per quello che ci ha abituato. Vuoi la partita che si è messa subito nel binario giusto. È stato Doda quello che ha dato una maggiore spinta, ma anche il girone ha fatto benissimo. Il mio intento era quello che ha appena detto lei, di dare più spinta con Valente, ma la squadra è stata equilibrata, è stata bene in campo, i ragazzi sono stati molto bravi nel mantenere sempre le distanze. Sì, Peppe, buon pomeriggio, complimenti per la doppietta. Posso solo immaginare il peso che ti sei tolto, anche perché anche a distanza dal campo si vedeva nelle precedenti partite che un po' la mancanza di questo gol ti creava in qualche modo un peso, e penso che tu lo abbia dimostrato anche con quell'esultanza per il primo gol. Ti sei rivolto
verso anche i tifosi del Palermo con le dita nelle orecchie, insomma, un bel modo per porre fine a questo digiuno, anche festeggiando una vittoria importante. Certo, certo, il gol mancava da un bel po' per un attaccante importante, però la cosa importante era per me ritrovare la condizione fisica che ho fatto fatica un po' e nelle ultime partite stavo ritrovando e sono contento. Pellitteri? Intanto complimenti, nel primo tempo insomma avevi sbagliato un gol, ecco, come si fa a resistere e poi riuscire a dare il meglio di sé nel secondo tempo e poi a chi dedichi questa prima importante doppietta in maglia rosanero? Sì, non è facile ripartire subito dopo il gol sbagliato, però se ti abbatti dopo è la fine, quindi cerchi sempre di pensare al meglio e ero sicuro che arrivava un'altra occasione e l'avrei portata dentro. E lo dedico alla mia famiglia, a mia moglie e mio figlio che sono sempre lì con me, vicini. Cettina, avevi un'altra domanda o possiamo salutare? Per me possiamo salutare e fare tanti complimenti a Fella. Spero okay. Che siano i gol di una lunga serie. C'è grazie. Giardina che ha un'ultima domanda, così poi chiudiamo. Sì, Peppe, volevo capire più che altro, visto che è la tua tipica esultanza, quella delle dita nelle orecchie, l'abbiamo già vista in Coppa, però ho visto che l'hai fatta rivolta verso lo spicchio di tribuna dedicato ai tifosi del Palermo, volevo capire se ti avevano in qualche modo beccato, soprattutto dopo l'errore, se c'era stata qualcosa di questo tipo, oppure soltanto una casualità che ti eri rivolto a loro. No, non era riferito, cioè nello specifico a loro, ci sono momenti e momenti dove uno è preso dalla partita, senti delle paroline, però non è nessun attacco verso i tifosi, anzi oggi sono stati lì presenti e li ringrazio e anche per loro c'è stata una grande prestazione.